Appello al presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Mi sembra giusto dire, dopo tante voci, dopo il governo che ha indicato nuove chiusure, dopo tutto quello che è stato fatto in Trentino, che sarebbe bene anche fermarsi un attimo e pensare se non sia giusto vedere che da qualche parte del mondo, di un mondo che unito continuamente dalla comunicazione, siamo tutti vicini, siamo tutti distanti, ma siamo tutti vicini. C'è un farmaco che può, se non curare, mitigare il coronavirus. C'è, si chiama Avigal. E vorrei esortarti, caro Maurizio, a fare lo stesso che ha fatto Zaia, cercare questo farmaco e chiederci perché non ti è stato detto prima. Che c'era un farmaco che è dato agli inizi, poteva essere dato a gennaio, poteva essere il vaccino per non rallentare ma cacciare il coronavirus. Ora verifica, guarda che Zaia, con una scelta assolutamente autonoma, e voi avete l'autonomia in Trentino, ha detto sperimentiamo l'Avigan, il farmaco giapponese. Ora in Giappone non è terzo mondo, il Giappone non è un paese remoto, il Giappone è un paese dove abbiamo rapporti straordinari, è un paese industriale avanzatissimo. Possibile che non si possa usare in Europa quello che è stato usato in Giappone? Possibile? È possibile che i dati e l'evidenza della cura, della capacità di mitigare gli effetti del coronavirus non possono essere sperimentati da noi? È possibile? È possibile che debba partire un sardo da una regione autonoma per andare a fare un tour della peste in Giappone e verificare che lì tutto è tranquillo e la vita continua come prima? È possibile? Le cose che io ho detto fin dall'inizio erano esattamente nell'ordine di fidarci di uno Stato che è in grado di capire quello che capita nel mondo, non di ascoltare ciecamente l'ultimo medico che parla e che il giorno prima ha detto l'opposto. Esattamente l'opposto. Galli, il direttore responsabile delle malattie infettive dell'ospedale Luigi Sacco di Milano. In Italia situazione sotto controllo. Misure assunte stanno contenendo il fenomeno, lo diceva lui, Galli diceva questo. Il virus sembra colpire in prevalenza uomini intorno ai 55 anni. Beh, questa è una. Mentre gli risparmi ai giovanissimi sotto i 16 anni, nessun rischio di contagio da cinesi residenti in Italia. Così diceva Galli. E perché mentre diceva questo non ci diceva cosa capita in Giappone e come hanno affrontato il virus? Caro Maurizio, ti esorto a prendere le stesse decisioni di Zaia, presidente della Regione Veneto.